Buongiorno e ben ritrovati con il telegiornale di Futura News. Io sono Federico Casanova e oggi conduco l'ultima edizione del nostro biennio che, come tutte quelle da marzo ad oggi, è stata realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza per il Covid-19. Abbiamo pensato di concludere con un'edizione all'insegna della speranza per una ripartenza non priva di difficoltà a Torino e in tutto il paese. Innanzitutto la scuola, con gli studenti impegnati nel primo esame di maturità nel tempo del coronavirus. E poi lo sport, con il ritorno al calcio giocato e la Juventus in Coppa Italia. E infine la riapertura di cinema e teatri, ancora a rilento in buona parte del Piemonte, ma con alcuni segnali incoraggianti. Vediamo i servizi. Turni scaglionati per entrare nelle scuole, mascherina sul volto e percorsi obbligati per accedere alle aule. Mercoledì 17 giugno sono iniziati gli esami di maturità 2020, sicuramente unici nella storia. Dopo più di 3 mesi di assenza dalle aule scolastiche per la pandemia, infatti 500.000 studenti devono farvi ritorno per sostenere soltanto la prova orale, così come stabilito dal Ministero dell'Istruzione. I maturandi devono affrontare un vero e proprio percorso a tappe per rispettare le misure di sicurezza. A ciascun studente viene misurata la temperatura con il termoscanner e viene richiesta la firma di un'autocertificazione. Gli studenti quindi possono accedere alle sale d'esame, davanti a cui però non si può sostare per più di 15 minuti. Una volta entrati si trovano di fronte ad una commissione formata da 6 membri interni e solo il presidente esterno, tutti a distanza di sicurezza. Tutta la commissione è disposta ad una distanza di almeno 2 metri gli uni dagli altri e alla fine di ogni esame poi c'è una sanificazione degli oggetti che il candidato ha toccato. L'esame comincia con la discussione di un elaborato multidisciplinare per poi continuare con le domande della commissione. Una prova particolarmente complessa per gli studenti perché arriva dopo mesi di didattica a distanza. Subito sicuramente l'ansia era forte, era tanta. Però una volta che mi sono seduta comunque c'erano i miei professori, quindi mi hanno dato un sostegno. Tra le novità della maturità 2020 c'è anche l'attribuzione del punteggio. I crediti del triennio finale non varranno più 40 ma 60 punti, mentre 40 sarà il punteggio massimo ottenibile durante il colloquio orale. Tra misure di sicurezza e novità burocratiche una sola cosa sembra certa. Questa volta più che mai i maturandi difficilmente si scorderanno di questo passaggio. Fisse da destra a sinistra Danilo, De Ligt, Bonucci, Alessandro, a centrocampo Bentancur, Pjanic, Matuidi, di punta Douglas. Il calcio italiano è ripartito dopo 95 giorni con la fase finale della Coppa Italia, che ha visto prima le due sfide di ritorno delle semifinali, per poi concludersi lo scorso mercoledì con la finale disputata a Roma. Il primo match ha visto protagonisti la Juventus ed il Milan, che dopo l'1-1 a San Siro non sono andati oltre lo 0-0 all'Allianz Stadium. La partita sarà ricordata per il minuto di silenzio per le vittime Covid-19 e per il grande lavoro del personale sanitario, con 3 rappresentanti in campo prima del fischio d'inizio. La seconda semifinale ha visto anche la prima rete post quarantena con il danese Eriksen, che ha sbloccato il match direttamente da calcio d'angolo. Il risultato si è poi fissato sull'1-1 grazie al pareggio di Mertens su assist di Insigne, che ha permesso alla squadra partenopea di staccare il pass per la finale all'Olimpico di Roma. L'ultimo atto della Coppa ha proposto alcune delle novità importate nell'ultimo mese nel calcio italiano, dalle 5 sostituzioni all'autopremiazione, dai mancati tempi supplementari alle coreografie animate tramite software delle tribune. A spuntarla sui rigori è stato il Napoli di Gennaro Gattuso, la squadra che aveva avuto molte occasioni di passare in vantaggio durante i 90 minuti si è riscattata dal dischetto realizzando 4 rigori dopo gli errori bianconeri di Dybala e Danilo. Il calcio mi ha dato tanto ed è per questo che per me è un lavoro serio e lo faccio con grande passione, perché mi ha dato tanto e so che non posso mollare una virgola. Una grande gioia per Napoli, un gradito ritorno per il calcio italiano. Torneranno i cinema all'aperto e i riti dell'estate. Sono stati i primi a chiudere e gli ultimi ad aprire. Teatri e cinema hanno dovuto aspettare il 15 giugno per tornare ad accogliere i propri spettatori, con modalità definite da un decreto arrivato appena 4 giorni prima. A Torino il via libera non è stato accolto dalla gran parte degli esercenti delle sale cinematografiche. Solo il Cinema Massimo è tornato a proiettare il 18 giugno. Le altre sale della città
pensano a una programmazione estiva o a una ripartenza a settembre. La nostra scelta è stata quella di non riaprire immediatamente perché per noi non c'erano i tempi tecnici. Con le regole che c'erano prima dell'11 di giugno noi non avremmo riaperto. Il pubblico avrebbe dovuto tenere le mascherine durante tutte le proiezioni e speriamo ad inizio luglio di riaprire o la sala al chiuso oppure di iniziare una programmazione in un'arena estiva. Le proiezioni all'aria aperta permetterebbero una maggiore sicurezza e poi sicuramente anche una maggiore attrattiva nel periodo estivo. Sul fronte dei teatri invece qualcosa si è mosso, come per lo Stabile che ha scelto di tornare in scena nella sola sala del Carignano, mentre il Cineteatro Baretti ha inaugurato la nuova fase 3 alzando il sipario un minuto esatto dopo lo scoccare della mezzanotte del 15 giugno. E proprio nel giorno della riapertura delle sale sono scesi in piazza i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo per testimoniare la fatica della ripartenza. Nelle stesse ore hanno manifestato anche i musicisti del Teatro Regio contro il commissariamento dell'ente voluto dalla sindaca Appendino. E allora, durante la pausa estiva, il mio invito è quello di continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito www.futura.news. Un grazie da tutta la redazione e da Federico Casanova.